Si stanno avvicinando le festività Natale, Capodanno, l'Epifania, Santo Stefano, regali, botti, cene, pranzi. La prossima settimana ci faremo gli auguri, entrando magari nello specifico, ma questa settimana potremmo provare a farci un regalo personale interiore. Che ne dite? Magari per evolvere insieme, magari potreste scrivermi a evolutore@gmail.com e dirmi cosa ne pensate. La condivisione, la connessione è sempre buona cosa per chi vuole evolvere, ovviamente. Per tutti gli altri potrebbe essere che tutto ciò lascia il tempo che trova. La domanda che ci poniamo è la seguente, o che vorrei che tutti si ponessero, è la seguente: ma io che senso posso dare a questa festività? Le devo dare solo un senso merceologico, ripetitivo, abitudinario? Oppure magari potrei farmi un bel regalo? Io credo che sia meglio la seconda ipotesi. Potrei farmi un bel regalo. Ma che regalo mi faccio? È un bel problema. E se io mi permetto il lusso di regalarmi delle certezze, magari, invece di continuare a vivere così, nel dubbio, nell'incertezza, beh, magari sei già convinto chi sei, di cosa sei, di dove andrai. Magari sei convinto che dopo questo passaggio terreno non esista più nulla. E allora forse potrebbe risultarti inutile questo video. Ma prova a porti una domanda. Alla fine di tutto questo viaggio, che è la vita piena di soddisfazioni, delusioni, emozioni positive, emozioni negative, gioie, dolori, possibilità di imparare, di evolvere o possibilità di rimanere fermi, statici, di crescere, di non crescere, di operare nel bene, di operare nel male. La possibilità di avere il grande dono del libero arbitrio e di avere l'opportunità di disporre di tutti i beni dell'universo. Ma alla fine di questo viaggio meraviglioso, sono veramente destinato a diventare solo cibo per vermi? A consumarmi in una bara sotto 2 metri di terra? O sono anche dotato di una componente spirituale, di un qualcosa di superiore che mi eleva rispetto a tutti gli altri esseri viventi? Sono qualcosa di più o sono solo una delle tante forme animali esistenti su questo pianeta? Mi hanno detto, mi hanno insegnato, mi hanno raccontato, secondo me, credo che, ma hai trovato la risposta giusta dentro te? Porsi questa domanda
significa, e volendo trovare la risposta, incanalarsi in un certo percorso di crescita. Non porsela tergiversando con delle risposte del tipo sarà quel che sarà, cominciamo a vivere questa vita, poi si vedrà. Sì, qualcosa c'è, ma forse, boh, non so. Ah, ci deve essere qualcosa sicuro, non può finire così, però non so cosa. Significa vivere nel caos, nell'insoddisfazione, godersi pochissimo della vita, accontentarsi di quelle quattro emozioni spicciole di gioia che potrebbero arrivarci e non sapere affrontare le difficoltà. Occorre che tutti noi diveniamo certi della nostra identità e del nostro valore. L'incertezza, e lo dimostra oggigiorno la nostra società, l'impoverimento della propria identità e il non essere consapevoli di essere qualcosa di più che un semplice animale terreno, getta una società nello sconforto, nella dissonanza cognitiva, nell'incapacità di agire, nel poter essere manipolata da pochi. E il momento storico che stiamo vivendo, tutto questo lo sta perfettamente dimostrando, per chi lo vuol capire, ovviamente. La schiavitù, molti pensano che sia finita, in realtà è semplicemente mutata, si è semplicemente cambiata d'abito. Oggi non siamo più schiavi di un solo padrone, oggi siamo schiavi e dipendenti da un intero sistema abitudinario, consumistico, basato esclusivamente su una concezione merceologica di profitto di mercato, basato su una disumanizzazione collettiva. Infatti, le persone spesso vengono chiamate risorse umane, una risorsa dalla quale poter attingere e poter sfruttare il meglio di questa risorsa. Il lavoratore si chiama dipendente, che risuona meglio di schiavo, ma alla fin fine è la stessa cosa, perché dipendente vuol dire che tu dipendi da me e dovrai sottostare a ciò che io ti dico. Potremmo chiamarlo collaboratore. Le parole sono fatte di suono, vibrazioni. E il loro significato è molto importante. La vibrazione va lontano, il senso della parola penetra. Penetra non solo nella nostra abitudine quotidiana, ma nelle nostre sensazioni, emozioni. Se noi utilizziamo la parola dipendente, in ambito umano diventa una parola terribile, bruttissima. Diventa una parola bruttissima.
Noi potremmo utilizzare la parola collaboratore, che già è meglio, e a lungo andare avrebbe un altro effetto, perché sentirti collaboratore ti impegna molto di più che sentirti dipendente, ti fa sentire partecipe. Giorgio Gaber menzionava in una sua canzone che la libertà non è star sopra un albero e non è nemmeno uno spazio libero e tantomeno il volo di un moscone. La libertà è partecipazione. Non so se l'ho recitata esattamente come lui l'ha scritta, ma nel caso andate a cercarvi la canzone. Comunque il contenuto questo è. Oggi noi quanto siamo partecipi? Quanto possiamo decidere sul nostro modo di vivere, non dovendo sottostare a certe condizioni? Abbiamo bisogno di un lavoro? Certo, ci mancherebbe. Dobbiamo indebitarci e passare la vita a pagare quei debiti e poi continuare a essere una fonte di guadagno anche quando ce ne andremo da questo pianeta, perché saremo in un cimitero dove qualcuno pagherà qualcosa, dove ci porteranno dei fiori, dove i nostri cari avranno versato un'ingente somma per la nostra dipartita. Ma siamo veramente solo tutto questo? La risposta non vi va data, dovete trovarla, dovete cercarla dentro di voi, deve scattare qualcosa dentro di voi, perché tutte le risposte che io vi potrei dare, come quelle che magari vi hanno già dato nel corso della vostra vita, forse mi auguro, potrebbero risultare inutili. E allora ognuno di noi questa risposta deve trovarla dentro di sé. Perché nel momento in cui trova questa risposta dentro sé, si incanala nel suo giusto percorso di evoluzione. Non serve darle certe risposte. Occorre stimolare, a mio avviso, l'individuo alla ricerca. Perché la vita, maestra vita, è una grande scuola che continua a insegnare ogni giorno. Pur avendo pochi scolari attenti, la vita continua a insegnare, instancabile, imperterrita, sempre paziente e disponibile. Talvolta, grazie alle nostre convinzioni, alla nostra formazione, non sappiamo cogliere nel modo esatto il messaggio di insegnamento che la vita quotidianamente ci dona. Il messaggio viene letto in base alle informazioni che ci sono state date, alle informazioni di codifica che ci sono state date. Ma le informazioni di codifica che ci sono state date sono sempre quelle esatte? Oppure le informazioni di codifica magari non sono del tutto esatte? Devo sentirle nel mio cuore, devo sentire attraverso un'emozione, attraverso la vibrazione di una persona, attraverso lo sguardo di una persona, attraverso la voce di una persona, attraverso la stretta di mano di una persona, il sorriso di una persona, il pianto di una persona. La comunicazione che ricevo da questa persona. Allora, se siamo tutti connessi, dobbiamo
deve iniziare a cercare la connettività in ogni, con ogni essere vivente per scoprire la mia essenza, la mia bellezza, per scoprire chi sono io. Non scoprirai mai chi sei realmente se rimarrai chiuso nel guscio delle poche informazioni che ti sono state fornite. È tempo e ora che tutti noi iniziamo a sviluppare la vera conoscenza di noi stessi. Noi non siamo il nostro nome e cognome, non siamo quello che vogliono gli altri. Noi siamo noi, ognuno di noi è una creatura meravigliosa, unica, irripetibile, eterna. Ma non basta che lo dica io. Ognuno di noi questo se lo deve portare a casa, se lo deve riconoscere, se lo deve conquistare. Perché noi siamo incarnati, siamo in una situazione materiale. C'è chi riesce a stare sia in una situazione materiale e anche in una situazione spirituale, ma non è da tutti. È molto facile uscire completamente dalla situazione spirituale e introdursi a capofitto nella situazione materiale, perché essendo nella materia, chiaramente, i richiami che sentiamo maggiori sono quelli della materia. Quelli dello spirito ci sono, ma li dobbiamo risvegliare, anche perché siamo in una società dove i messaggi che arrivano sono completamente materiali. Anche quelli spirituali sono troppo materiali. Noi, per esempio, quando andiamo a messa siamo convinti di ascoltare la parola di Dio. In realtà ascoltiamo un estratto della parola di Dio, manipolata dall'uomo, che è stato il teologo che ha elaborato determinati scritti, e a sua volta interpretata a suo modo dal parroco che ce la legge, ce la rivela. Quindi ascoltiamo un estratto. E se da questo estratto noi iniziassimo a elaborare e cercare di tirare fuori l'essenza della parola di Dio, chissà, forse impareremmo a conoscerla un po' meglio e a capire una volta per tutte che il messaggio essenzio, nella sua essenza pura, da qualsiasi maestro spirituale arrivi, che sia Gesù, che sia Krishna, che sia il Buddha, non ha errori. È preciso, è perfetto, è puro, è limpido. Non può essere messo in discussione perché non lascia dubbi, non lascia incertezze. Ma devi cercare l'essenza di questo messaggio. Non dalle parole di chi te lo racconta, ma da una tua introspezione, da una tua meditazione, dal tuo chiederti chi sei. Dal tuo iniziare a pensare che hai un cuore che batte, pieno d'amore ed emozione. E non è che gli dici tu di battere, batte senza che tu glielo dica. Anche perché nel momento in cui smette, ahimè, avrai dei problemi, quantomeno a livello fisico. Hai una meravigliosa macchina biologica che lavora senza i tuoi comandi. Cosa anima tutto questo? Oltre tutto questo, dietro tutto questo, cosa c'è?
Sei fatto di sensazioni, di emozioni, di gioia, di dolore, di amore, qualche volta anche di rabbia. E magari qualche volta può succedere anche di odio. Cosa c'è dietro tutto questo? Cosa provi quando ricevi amore? Cosa provi quando dai amore? Cosa provi quando ti arrabbi? Cosa provi quando capisci che la tua rabbia forse non aveva senso e non è servita a nulla? Perché alla fine dovevi semplicemente superarlo tu. Ogni cosa che ti capita la devi superare da te. Certo, se sei fortunato hai anche degli aiuti. L'amore altrui e la collaborazione altrui sono molto importanti nel nostro cammino, ma il traguardo finale spetta solo a te. La tua realizzazione spetta solo a te. Non puoi pretenderla, non puoi trovarla chissà dove, o sperare che qualcuno te la doni. Non è possibile. La tua realizzazione è un compito tuo. Quando tu fai un viaggio, lo racconterai con le tue emozioni, con le tue parole, non con le parole di chi magari in precedenza c'era stato e te l'ha raccontato. E il viaggio della nostra vita, questo meraviglioso regalo, va vissuto con le proprie emozioni, con le proprie capacità. Va vissuto con gioia, con pienezza, con felicità, con amore, cercando anche quando nessuno te le dà tutte le risposte. E le risposte ci sono sempre, ma spesso non parte la domanda. Chiedi e ti sarà dato, ci ha detto un meraviglioso maestro spirituale che noi conosciamo come Gesù. Non ha mai detto fesserie questo maestro spirituale, come tutti i maestri spirituali. Bisogna saper chiedere. E questo è il problema. Se noi chiediamo di riconoscerci e ci impegniamo veramente nel nostro cammino di conoscenza con noi stessi, realizzeremo il chiedi e ti sarà dato. Concludo qui questo video. Ci sentiremo per un video magari un pochino meno impegnativo la prossima settimana. Buona vita a tutti, anzi, la prossima settimana avremo due video su questo canale, ma uno è una sorpresa, è una bella intervista, non vi racconto nulla. Vi lascio la suspense. Ciao!